Mister, la vittoria che ci voleva è arrivata qua a Salso Maggiore, buona la prima anche sulla panchina arancione per lei, sono tre punti importanti per questa pistoiese. Al di là del risultato, cosa ha visto di quello che voleva vedere anche in questi pochi giorni, insomma, di lavoro che avete avuto? Ma sicuramente il coraggio e la voglia di proporsi, di creare, di gestire la palla, ovviamente venire a giocare anche contro il Salso Maggiore, che è una squadra ultima in classifica. Ci possono essere anche delle problematiche a livello agonistico, perché la maggior parte delle volte le squadre che lottano per salvarsi cercano sempre a livello agonistico, essendo magari inferiori tecnicamente, di metterci qualcosa in più. I ragazzi hanno affrontato il primo tempo, penso, in maniera splendida, hanno provato a fare quello che si è provato poi in settimana, che gli è stato chiesto. Ovviamente si può sempre migliorare e mi è piaciuto il fatto di essere propositivi, infatti anche verso fine primo tempo ho dovuto qualcuno anche fermarlo, perché a volte andavano anche troppi sopra la linea della palla, quindi perché avevano questa voglia di andare, perché vedevano che le cose gli riuscivano, le giocate gli riuscivano, e penso che il gol di Macri è anche a dimostrazione di questo. Ma l'emozione è ovviamente tantissima. È un'emozione che sinceramente era da quando ero in panchina con Grosseto in Eccellenza in prima squadra, che non provavo, perché allenare, anche se io anche juniores, allievi giovanissimi, la vivo sempre alla stessa maniera. Sono un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, fuori sono un po' calmo, quando sono in panchina sono dentro la partita, quindi cerco sempre di dare consigli, di aiutare, a volte anche in maniera un po' esagitata, però penso sia l'indole della persona, dell'allenatore che fa parte. Niente, prima della partita gli ho detto, appunto, è stata una settimana intensa, anche perché subentrando hai poco tempo per proporre le tue idee, che possono essere magari in parte anche diverse dalla precedente gestione, anche la posizione in campo di alcuni giocatori. Su alcuni giocatori bisogna ancora fargli entrare in testa il fatto che possono fare tutto, perché sono giocatori di qualità, giocatori di categoria superiore, che però devono immedesimarsi in questa categoria e devono trovare continuità nell'arco della partita per fare le loro giocate. Abbiamo visto a livello tattico qualche cambiamento, giocatori in campo che non vedevamo da tempo, mi viene in mente Viscomi. Ha ancora in mente comunque una pistoiese da trasformare un po', perché oggi qualche segnale positivo si è visto rispetto alle passate partite, soprattutto anche mentalmente, i ragazzi sono sembrati un po' più liberi mentalmente. Quando hai delle aspettative molto alte inizio campionato e vedi che magari si sta facendo un po' di fatica a ottenere dei risultati importanti, può subentrare a livello mentale questa situazione di aver paura di provare le giocate, subentra il fatto. Non è che oggi è subentrato sul 4-0, però appena ha preso il 4-1 la tendenza un po' ad abbassarsi, quindi non è una questione di rilassamento, proprio diventa una questione mentale. E allora a fine partita gli ho detto che dobbiamo cercare di portare, con l'aiuto della Coppa Italia, anche i giocatori indietro di condizione a un livello accettabile, per far sì che quando entrano 20 minuti, 30 minuti, un quarto d'ora, 10 minuti, possano dare il 100%. Per questo serve il lavoro, immagino. Per questo durante serve tempo, ma non c'è tempo. Hai aperto le danze di questa vittoria, una vittoria importante che ci voleva per la pistoiese, però intanto partiamo dal tuo gol. Personalmente, quanto è stato importante? È stato importante soprattutto perché è un momento difficile per la squadra e quindi sono molto contento per questo. E poi anche il primo gol, quindi sempre bello. Senti la fiducia da parte dell'allenatore? Sì, sento la fiducia da parte dell'allenatore, da parte della squadra dall'inizio, dal ritiro. Tutti, soprattutto anche quelli un pochino più, con più esperienza, mi danno sempre molti consigli, quindi sento la fiducia da parte di tutti. Pistoiese che è tornata alla vittoria, niente è stato fatto, è giusto festeggiare, è giusto l'entusiasmo, però poi c'è comunque da continuare su questa strada. Sì, certamente bisogna continuare così. A vincere, soprattutto ora che si torna in casa e ancora manca questa vittoria in casa e continuare a vincere.